Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Con l'arrivo di dicembre, che cosa potremmo fare mai se non DIY sul Natale, e che è il periodo dell'anno che adoro personalmente di più, e quindi ho pensato di realizzare come primo progetto un calendario dell'avvento. Utilizzando praticamente dei materiali che avevo a casa di riciclo, ho utilizzato 6 rotoli di carta igienica piccoli e uno più grande, perché il 24 è il giorno della vigilia di Natale, quindi preferisco mettere un ricordino, una sorpresa più grande. Quindi non ho fatto altro che dividere in 2 i rotoli di carta igienica, precisamente a 4,7 cm. Li ho dipinti con una vernice acrilica semplicissima che avevo a casa, rossa, perché la base poi sarà verde, e ho semplicemente incollato e ho chiuso la parte superiore con del feltro semplicissimo, normalissimo, che trovate dovunque. Ho alternato il giallo e il rosso in modo da dare contrasto alla base stessa, che era poi verde, anche perché questi sono i colori di Natale e i colori che di più adoro. Forza legge. Fate attenzione in questa fase ad incollare solo metà del rotolo di carta igienica sulla base, perché poi questa parte aperta ci servirà per inserire il dolcetto ogni giorno. Se volete, voi potete richiuderlo una volta che poi andate ad inserire la sorpresina che volete mettere. Una volta fatto questo, ho ritagliato tutto quanto, e quindi sono andata man mano seguendo il contorno del rotolo di carta igienica. Ho ricoperto la base con un feltro bellissimo glitterato che ho trovato, l'unica cosa che praticamente ho comprato, sempre utilizzando la mia amatissima colla a caldo. Poi ho praticamente scelto come volevo disporre i rotoli di carta igienica che andranno poi a creare il calendario dell'avvento, e quindi ho deciso in questo caso, quest'anno, di realizzare un calendario a spirale, perché in effetti ne vedo pochi e l'idea di avere una specie di cammino verso Natale mi piaceva tantissimo. Ho disposto al meglio i rotoli sul cartoncino sulla base, che forse non vi ho detto, però ho riciclato un cartone di pizza, anche in questo caso riciclo forever. E quindi niente, sono andata poi man mano ad incollare con la colla a caldo sempre e i cartoncini alla base che ho realizzato. Avevo poi dei numerini che avevo comprato l'anno scorso alla Lidl, ma potete tranquillamente stamparli da voi e attaccarli con la colla a caldo, anzi magari manterranno ancora meglio di questi che hanno l'adesivo normale loro in dotazione. Quindi li ho incollati man mano sui giorni dall'1 al 24 e ho terminato il tutto con delle decorazioni che avevo a casa sempre dagli anni precedenti e che sono appunto prettamente natalizie. Potete sbizzarrirvi come meglio volete per decorare di più questo calendario dell'avvento. E quindi niente, siamo pronti poi dal 1 dicembre a trovare ogni giorno una sorpresa diversa, che possa essere un dolce o che magari possa essere un impegno da prendere quella giornata per sentirci magari anche meglio con il prossimo, che fa sempre bene. Io spero che questo calendario e questa idea vi sia piaciuta, mi raccomando, seguitemi perché caricherò tanti video inerenti al Natale e anche non, magari inerenti alla casa soprattutto in questo periodo e alle decorazioni varie. Io vi mando un grosso bacio, vi ricordo, se non siete ancora iscritti sul mio canale, di iscrivervi, di seguirmi sui social e come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao!